È autunno, cadono le foglie, la natura comincia ad addormentarsi, basta roba poetica, sette idee weekend per questo periodo autunnale. Niente di nuovo sotto il sole, o almeno sotto la pioggia, perché spesso in autunno piove, ma anche bellissime giornate, però un bel ripassino ci sta sempre bene, perché qualche idea per l'autunno non fa mai male, un po' per tutte le idee e per tutte le tasche. Prima di passare alle idee vere e proprie, come sempre, Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale più figa d'Italia, oltre 750 persone già iscritte. Il link per iscriversi alla parte completamente gratuita lo trovi qui sotto in descrizione. Entra perché da ottobre ripartiamo alla grande, questo settembre si sta sistemando alcune cose, ripartiamo con i contenuti, ripartiamo con una nuova pelle, ripartiamo con un obiettivo in testa bello preciso, ovvero quello di incontrarci dal vivo, creare degli eventi nel 2023 in Italia ma anche all'estero dove incontrarci, parlare di viaggi, crescita personale, mangiare insieme, vivere esperienze, insomma tanta roba per il 2023 per Super Travel Club. Intanto iscriviti alla parte completamente gratuita al link che trovi qui sotto in descrizione. Prima idea, abbastanza banale ma molto valida e perfetta per la stagione, parliamo di foliage. Rimaniamo in Italia perché ormai l'Italia è diventata una meta importante per il discorso foliage, ovvero la bellezza di ammirare la caduta e i colori delle foglie autunnali. Ti indico due posti su tutti, ma ce ne sono veramente centinaia se non migliaia in Italia. I due forse più gettonati, e comincia a vedere perché spesso e volentieri nei weekend sono a numero chiuso, il Parco Sigurtà Valeggio sul Mincio in provincia di Verona e i giardini di Ninfa in provincia di Latina. Quindi uno in centro Italia e uno in nord Italia, sono due parchi spettacolari visti da me in passato, uno in autunno e uno non nella stagione autunnale, però ho immaginato come potesse essere nella stagione autunnale, ho visto le foto, insomma due realtà che ti consiglio assolutamente. E con queste basta che cerchi su Google foliage in Italia dove ammirarlo e troverai, come detto, centinaia se non migliaia di posti. Ma un consiglio in più: se vivi vicino a un bosco, non allontanarti troppo, anche un giorno in fra la settimana, qui parliamo di consigli per i weekend, magari un weekend ai giardini di Ninfa ti permette anche di visitare altre cose in provincia di Latina, ma se sei anche vicino a casa, magari un martedì o un mercoledì hai due ore, perché non uscire, prendere la macchina, magari fare solo mezz'oretta di macchina o addirittura anche meno, entrare in un bosco e goderti appunto il foliage vicino a casa. Non c'è da andare molto lontano per godersi il foliage, credimi, un po' in tutta Italia è un fenomeno che è andato alla ribalta qualche anno fa, ma che noi godiamo da sempre sostanzialmente. Idea numero 2: i treni storici in Italia. Te ne ho parlato anche in una notizia di Viaggio Vero News, sì, perché come quest'anno mai così tanti treni storici sono in partenza o sono partiti per fare dei tragitti meravigliosi dal nord al sud Italia. Andiamo dal nord Italia, in Lombardia, in Piemonte ci sono treni che fanno le colline delle Langhe, in Lombardia ci sono treni che vanno verso i laghi e partono a giornate specifiche, ma poi abbiamo treni anche in Toscana, ad esempio il treno di Dante sta avendo un successo pazzesco, che va da Firenze a Ravenna tutti i weekend su una locomotiva, cioè su un treno storico, e appunto tocca i due luoghi più importanti per quanto riguarda Dante, ovvero il luogo dove è nato, Firenze, e il luogo dove è sepolto, ovvero Ravenna. Andata e ritorno in giornata, è un'occasione molto bella. Ma scendendo abbiamo la famosa Transiberiana d'Italia con il Parco Nazionale della Maiella, l'altopiano di Abruzzo, arriva fino a 1268 metri di altitudine. Abbiamo un treno anche qua storico che permette di fare più fermate in borghi dell'Abruzzo, e poi andando giù ci sono treni storici in Calabria, insomma in Sicilia possiamo fare qualcosa. È tanta roba il discorso treni storici in Italia. Mi viene in mente il Regia Express che da Napoli porta la Reggia di Caserta, mi viene in mente solo questo, ma ce ne sono veramente tanti anche in sud Italia,
e grazie a Fondazione FS stanno prendendo sempre più piede, ce ne sono sempre di più, hanno ristrutturato queste, diciamo, questi treni storici e ora permettono di avere con pacchetti o solo con viaggi di andata e ritorno delle esperienze, secondo me, di altissimo valore in un weekend che magari autunno vediamo anche colori pazzeschi mentre passiamo con questi treni nei vari luoghi. Idea numero 3, una sagra qualsiasi, ma quante sagre abbiamo in autunno in Italia? Si va dalla sagra delle castagne, alla sagra, non so, di un prodotto tipico, alla sagra del vino nuovo. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Anche qua il limite è la nostra immaginazione. Basta che cerchiamo o vicino a noi o in una regione in cui siamo interessati ad andare anche per un weekend, cerchiamo sagre tipiche e mettiamo il weekend che ci interessa. Vedrete che anche qua, se non ne viene fuori una, ne vengono fuori due, tre, quattro. Sono quasi certo. Diciamo che la sagra delle castagne e del vino nuovo sono quelle più gettonate, soprattutto al centro nord. Però, ripeto, ci sono tante sagre storiche di prodotti tipici un po' in tutta Italia nel periodo autunnale. Prima di andare avanti con le prossime idee, ti ricordo che se ti sto aiutando, ti sto dando appunto delle idee, ti sto divertendo in qualche modo, puoi supportare il progetto Viaggio Vero con una piccola donazione con il pulsante grazie che trovi qui sotto, oppure abbonandoti 0,99 centesimi al mese per te, il costo che non è nemmeno un caffè al mese. Per noi, se siete in tanti, raggiungiamo più obiettivi, ovvero io ho più tempo di registrare video e da dedicare a Viaggio Vero, ho più tempo per ascoltare le tue richieste, quindi ci saranno più video che potranno aiutarti di più. Insomma, vinciamo tutti, è qui il discorso. Se poi vuoi anche supportarmi attraverso il canale Telegram Viaggio Vero, le offerte per te è completamente gratuito, anzi risparmi. Perché? Perché il link lo trovi qui sotto in descrizione per entrare Viaggio Vero, le offerte. Ti passo 4-5 offerte giornaliere dell'ambito viaggi. Andiamo dai voli aerei, bus, treni, hotel, oggetti viaggio, valigie, zaini, trolley, tutto ciò che trovo, servizi viaggio, tutto ciò che trovo in sconto, in promozione, te lo passo. Spesso e volentieri è roba che poi acquisto anch'io o che ho già acquistato, come un paio di scarpe che ti ho passato in questi giorni. Insomma, tu entri gratis nel canale, risparmi perché ti do il link e in questo modo supporti il progetto Viaggio Vero in maniera completamente gratuita. E già per questo ti ringrazio. Idea numero 4, utilizzare appunto un prodotto tipico, uno che ci permetta di scegliere e organizzare un weekend in una zona specifica. Qual è il prodotto? Vabbè, un prodotto d'eccellenza italiano ed è il tartufo. Il tartufo ha delle mostre mercato importanti in Italia. Se volete, le due mostre mercato più importanti che abbiamo in Italia riguardano il tartufo bianco, appunto il più pregiato in assoluto, e sono a San Miniato in Toscana, provincia di Pisa, oppure Alba in Piemonte. Tartufo di Alba e tartufo di San Miniato sono i due tartufi più pregiati che abbiamo in Italia e sono i due tartufi più pregiati al mondo. Ho avuto la fortuna di visitare entrambe le sagre, entrambe le mostre mercato, perché non sono sagre, e sono uno spettacolo per gli occhi e per il naso. È chiaro, deve essere un prodotto a cui dai il giusto valore, non stiamo parlando di un prodotto da pochi euro, non è un prodotto economico. Infatti all'inizio ho detto per tutte le tasche. Un weekend ad Alba, un weekend a San Miniato di per sé può non costare troppo durante le mostre mercato per il tartufo bianco, che durano comunque più weekend. È chiaro che la degustazione dello stesso potrebbe, o comunque l'acquisto dello stesso potrebbe costare. Ogni anno il prezzo cambia, però è una gioia per il palato e per l'olfatto e per il gusto e per tutto quello che è. Insomma, se il prodotto ti piace è una figata. Se vuoi spendere un po' meno, chiaramente qualità un po' più bassa, il tartufo nero, l'Umbria ha tantissime mostre mercato nel mese di ottobre e novembre in pieno autunno per il tartufo nero. Ok, prodotto sicuramente meno pregiato di quello bianco, ma stiamo comunque parlando di tartufo, è un bel piatto di tagliatelle al tartufo. Se ti piace l'oggettino, beh, è una bella goduria. Idea numero 5. Abbiamo parlato di foliage, abbiamo parlato di natura con colori pazzeschi. Perché non organizzare, se sei un appassionato o un'appassionata,
un breve trekking, un breve cammino, 3-4 giorni, anche solo 2 giorni. Partiamo il sabato, dormiamo in un rifugio o in un agriturismo e poi rientriamo la domenica magari per un'altra strada. Un trekking può essere quindi con salite, sentieri importanti, eccetera. Oppure potremmo fare un breve cammino come quello di Europa, ad esempio, che va da Santiago al santuario appunto di Europa, sono 4 giorni e 3 notti. Se puoi farlo in 4 giorni e 3 notti, ma se no puoi fare una piccola parte, anche se non fai tutta la settimana, 3 o 4 giorni, 3 giorni del cammino dei borghi silenti. Insomma, ci sono tante possibilità, possiamo spezzare cammini, possiamo fare 2-3 tappe della Via Francigena in Toscana o in Piemonte, insomma, o nel Lazio. Possiamo fare quello che vogliamo a seconda del tempo che abbiamo, però basta anche un trekking un sabato, magari arrivare a pranzo in qualche rifugio, mangiare lì, godersi un po' la natura e poi rientrare a casa. Lo spettro delle possibilità è veramente ampio e il tempo meteo è quello che è, potrebbe piovere, ma ci potrebbero essere, come dicevamo, anche giornate pazzesche in cui questa attività e questa idea torna molto molto utile. Idea numero 6, hai bisogno di staccare davvero, di silenzio, di digital detox, di tutto quello che è proprio lo stacco vero e proprio. Magari non è per tutti questa idea, però potrebbero essere per tanti che ne hanno bisogno, ovvero quello di trascorrere un weekend in un qualche eremo. Gli eremi di vari ordini religiosi si stanno aprendo molto al turismo negli ultimi anni. Si sono fermati per quanto riguarda il periodo pandemico perché non avevano nemmeno le risorse, non erano nemmeno diciamo l'agriturismo o l'albergo e quindi non avevano necessità di continuare e di velocizzare la riapertura, ma adesso sono praticamente riaperti tutti, quindi eremi in Toscana, in Umbria, nelle Marche, nel nord Italia, nel sud Italia, mi viene in mente l'eremo di Camandoli, l'eremo di Laverna, in provincia di Arezzo, dove poi parte una parte del cammino di San Francesco. Accettano visitatori che possono dormire lì un giorno, 2 giorni, 3 giorni, a volte anche per cifre molto basse, dipende anche che cosa vuoi fare, se vuoi lavorare in cambio. Insomma, ci sono tante possibilità in tanti posti d'Italia. Ripeto, tanti ordini religiosi si stanno aprendo e ripeto anche che non è una cosa per tutti, è una cosa di, non so, di ricerca un po' di se stessi, di volere silenzio, di volere magari ricercare un po' la spiritualità che abbiamo in noi. Non deve essere necessariamente la religione cattolica o il cristianesimo. Chiaro, se andiamo in un convento, in un eremo religioso, mi sembra logico, però la spiritualità che abbiamo può essere anche una spiritualità meno terrena e appunto più spirituale, come dovrebbe essere. Insomma, non è per tutti, ma è per tanti. Io ti dico la verità, un pochino ormai ne sento il bisogno. Sicuramente quest'anno non riesco, non ce la faccio, non ho nemmeno il tempo, ma l'idea di passare qualche giorno un po' isolato, diciamo che mi attira molto, non posso negarlo. Idea numero 7, l'ultima, anche questa super banale, ma super gettonata e super classica, mai andata fuori moda, è quella di visitare una città storica italiana. Rimaniamo ancora in Italia, rimaniamo con un weekend in Italia. Perché una città storica in autunno? Semplicemente perché c'è meno gente, ci sono meno turisti, c'è più possibilità di trovare prezzi bassi e quindi Roma, Venezia, Firenze, Padova e chi più ne ha più ne metta. Mi fermo qui, Torino, Milano, Bologna, basta, mi fermo qua, tutto il sud Italia, Palermo. Ok, mi devo fermare perché sennò altrimenti non finisco più. Cioè, mi è venuta questa voglia di andare a Palermo pazzesca. Ho appena finito tutta la saga dei Florio, appena, finito da un paio di mesi, però ho letto il secondo libro e la voglia di Palermo, di scoprire Palermo e i suoi dintorni più vicini è cresciuta a dismisura e i mesi autunnali, da come li raccontava nel libro e nei libri, diciamo, erano i mesi belli, i mesi dove il caldo lasciava un po' spazio alla frescura e quindi ci si godeva un po' il tutto. Insomma, mi è venuta voglia di Palermo, appunto. Ho aperto questa parentesi, scusami. Quindi, città d'arte italiana, perché? Perché prezzi più bassi, meno gente e più possibilità di scoprirla anche da local senza seguire magari tutti proprio gli itinerari classici turistici.
E con queste 7 idee portiamo a casa anche questo video. Spero davvero di averti aiutato. Ti ricordo i due modi per sostenere il progetto di Viaggio Vero, ovvero gli abbonamenti, le donazioni, le tre modi, e anche gratuitamente il canale Telegram Viaggio Vero le offerte, con le 4-5 offerte giornaliere. In più lì risparmi anche. Se hai fatto 30, 31 e 32, allora fai 33, pollicione verso l'alto, aiuta a crescere il canale e mi fai tanto, tanto felice. Se non sei ancora iscritto o iscritta, beh, questo è il momento di farlo. La facciona sorridente che vedi qui sotto è anche il logo di Viaggio Vero. Ci clicchi sopra e clicchi sulla campanella che appare subito dopo, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Buon weekend di autunno, buona stagione autunnale. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero.